Questa è una storia che vedete relativa all'Argentina, però con la stessa storia si ripropone in Sri Lanka, in India e tante altre parti del mondo. And these same companies were the same companies that were creating chemicals during the world wars. Now that Bayer and Monsanto are coming together, Bayer was IG Farben, which was indicted for crimes against humanity. These companies created chemicals that killed millions of people and are now using the same agrotoxins in agriculture. Bayer e Monsanto adesso stanno lavorando alla fusione, si sono fusi, e in realtà queste realtà che sono responsabili appunto di questa intossicazione adesso sono le stesse responsabili di milioni e milioni di morti durante la seconda guerra mondiale. Non ci sono milioni di persone che sono state imputate per crimini contro l'umanità e adesso producono questi stessi agenti per motivazione per la loro. This is why we call them the poison cartel. It's the cartel of poison makers that are using the same poisons to create our food. Questo è quello che chiamiamo cartello del veleno, cioè cartello di imprese che creano veleni e che avvelenano il nostro cibo, avvelenano il nostro cibo. So one of the aspects is that what it's doing to the health of the people, the environment of multiple species in the soil, that's one part of the crimes of this poison cartel. Che stanno facendo la salute, al suolo, alla natura, insomma una parte dei crimini che stanno compiendo queste imprese, sono i crimini contro la salute. And we are hearing now about the Bayer and Monsanto tie-up, but it is the last, I mean, there have been many others in this last year, Syngenta and ChemChina, Dow and DuPont. So this is only the last, the latest ones, which makes then a complete control and a takeover, a corporate takeover of our food. It's not just about seeds and pesticides, it's a takeover of our food system. La fusione di cui stiamo parlando, quella di Bayer Monsanto, è solo l'ultima di tante fusioni, c'è stata quella della Syngenta, c'è stata quella di Dow e DuPont. Questo mondo si sta concentrando ed è una concentrazione che serve proprio per prendere in mano completamente il mondo del nostro cibo. And if you look at, for example, in India, Monsanto came in 2002 only approved for cotton, and today 98% of the cotton is Monsanto. And seed prices went up by more than 8,000% because it's a monopoly. In India, nel 2002 c'è stata l'autorizzazione a coltivare alla Monsanto, adesso è stato rilasciato soltanto per il cotone, adesso il 98% della produzione del cotone è tutta quanta in mano a Monsanto, il prezzo è cresciuto circa del 1000%, non c'è modalità per controllare. And right now Monsanto is being sued, is being investigated by the Monopoly Commission in India. For exactly these reasons. So there are many aspects of this war that we call ecocidio and genocidio, the last 100 years of these chemical companies. And the tribunal would like to look at all of these different aspects and the fights that people are already having on the ground. It's not something new. It's already what people are doing on the ground. Ora Monsanto sta subendo un'indagine da parte del governo indiano e proprio da una parte che si occupa del controllo dei monopoli e lo sta subendo proprio per questa cosa, ma è soltanto un aspetto, uno dei tanti aspetti di quello che noi chiamiamo ecocidio e genocidio del quale il tribunale si vuole occupare. Non è niente di nuovo, non è niente di inaspettato, è quello che già sta succedendo da molti anni, le lotte che da molti anni i popoli stanno conducendo contro questo tipo di crimini. So the idea was how can we help? There are already many cases that are being fought against not just Monsanto but many other companies, and how do we help to see all of these together? And so a team of legal of lawyers and Olivia the Shooter from the EX Rapporteur on the Right to Food have put together 6 terms of reference to look at how these companies are violating the rights of health, of a healthy environment, of information, of research, and how we can help push maybe the crime of ecocide into international law. L'idea è quella di mettere insieme tutti questi casi diversi che sono stati sollevati in giro per il mondo in una sola campagna e di come far sì che tutte queste cause diverse si mettono in sistema. C'è stato una sessione di coppia in Italia su questo obiettivo e il coordinatore di Ruchi Shroff che era per la sua fine e la sua fine di questo cibo.
sui quali stanno lavorando, tra i quali i diritti dell'ambiente, i diritti dell'informazione, i diritti della ricerca, i diritti della salute, cioè come tutti questi livelli di diritti vengono violati dalle compagnie e come quindi si sta cercando di pensare a come tutto questo può diventare la traduzione, cioè come tutto questo si può tradurre nell'introduzione del crimine di ecocidio nel diritto internazionale. So this is one process which we hope that this helps build legal arguments for people who are already fighting Monsanto. There are people who have already won against many of these corporations. How do we bring these fights together? And how may, perhaps this process can help? Quindi si è cercato di mettere in piedi un solo processo per riunificare tutti i vari processi e le varie cause che in giro per il mondo i popoli stanno, i pezzi insomma, della società civile stanno mettendo in piedi, cercando di trasformarli in un'unica causa rispetto alla quale produrre dei casi legali che queste stesse popolazioni possano poi riprodurre e riportare nelle loro case quotidiane per essere sostenute in un esito positivo in questa cosa. And so this is one part of the tribunal. The other part that Navdanya and many other organizations are coordinating is the Assemblea Popolare Comunale Comarco. And this is where more than 800 organizations are supporting and participating. And of the people who are really building the real alternatives, whether it is the Jeffrey Socialis here, or local food, or organic agriculture, or permaculture, or urban gardens, this is the real alternative. And so, space for strategizing and building bridges across the various movements. Questa però è soltanto una parte, quella del tribunale. Poi c'è la parte dell'assemblea. L'assemblea vede insieme a oltre 800 organizzazioni, tra cui Navdanya e molte altre, che cercano di appunto ricucire tutte le alternative che vengono messe in campo rispetto all'agrobusiness in giro per il mondo. E quindi lì ci sono i centri sociali, le sedi popolari, c'è cioè l'agricoltura organica, l'agricoltura biologica, la permacultura, tutte queste, diciamo, queste possibilità alternative che vengono proposte. E l'obiettivo dell'Assemblea dei Popoli è proprio quella di costruirla insieme attraverso dei ponti che possano essere stabili e che quindi possano aiutarli a riprodurre questi modelli. Because this is not just a fight of the food movement or the GMO movement. The problem is that we build many silos. So the movement that is fighting the trade agreements, the movement on climate change, women's health, seed, food, access to medicine, patents, IPRs, they are all the same. They are all addressing this issue. And we hope that a space like this will help build this bridge. But not just that, the whole call of assemblies everywhere in the world, like you have one today, there was one in Argentina yesterday. We hope that we're able to maybe take a step in building a strong network of a larger international alliance to fight these powers. Sì, perché appunto che rispetto a questi poteri, a questi grandi poteri come quelli della Monsanto, stiamo costruendo quelli che tecnicamente si chiamano silos, ossia delle lotte concentrate che però non si parlano tra loro. Allora c'è chi lotta contro gli OGM, chi lotta contro i brevetti, chi lotta contro il commercio, guardi i miei compagni, chi lotta contro appunto che deve aprire gli spazi di democrazia. Tutte queste lotte però sono come contenute dentro dei silos, non si parlano tra loro. Quindi l'obiettivo dell'assemblea popolare è quella di creare innanzitutto dei ponti tra queste lotte, perché diventano sempre più forti e sempre più connesse stabilmente. E poi perché si moltiplichino assemblee in territori come questa, ieri c'è stata un'altra in Argentina simile a questa, che proprio mettano insieme le diverse battaglie per rendere più forte e poi per arrivare tutti insieme all'obiettivo, che poi lo stesso. It's not anything new, it's something that we all talk about, but it's a part of the process, and we're very happy that we are doing this assembly here, and thank you very much.